Ah, il progetto ha una lunga gittata, una gestazione, diciamo così, perché siamo andati per la prima volta a Lampedusa, che era il 2017, ma siamo andati semplicemente per incontrare Pietro Bartolo, no? Avevamo letto il libro, poi dovete calcolare che il libro nasce dopo Fuoco a Mare, dopo il successo mondiale di Fuoco a Mare. È un libro, per chi l'ha visto, per chi l'ha letto, un libro molto piccolo, però contiene una vastità di informazioni incredibili. E noi pensavamo all'inizio proprio di basarci su quel testo per sviluppare poi un adattamento, la sceneggiatura. Se non che, stando a Lampedusa, è chiaro che tutto è cambiato, perché dopo ti trovi in un mondo completamente diverso da quello che immaginavi anche nella lettura del libro stesso. Ma soprattutto quello che è successo anche in fase di scrittura è parlare con chi a Lampedusa vive e nasce, muore, no? Fa insomma il suo percorso di vita, e la maggior parte sono pescatori, e da loro saltano fuori delle versioni, delle battute che poi sono state messe nella sceneggiatura e poi sono state girate, o forse no. Diciamo che tutto un lavoro molto libero è stato, e questo ha fatto sì che il film si è realizzato nella massima libertà d'espressione, che è una cosa rara, ti assicuro che è una cosa rara oggi, ed è questo un merito anche che va alla produttrice Donatella Palermo, che ha lasciato la libertà totale di interpretazione e di adattamento. Se invece fosse stato forse girato magari per la televisione, allora la sceneggiatura doveva essere tassativamente chiusa su certi argomenti e non su altri, no? Ma poi questi argomenti nascevano da soli. E lì il bello di questa isola, che comunque è sempre uno scoglio piantato in mezzo al mare, ma un pescatore un giorno mi racconta, sai, io ho trovato due persone in mare, ma ti parlo di tanti anni fa, mica adesso, no? Due persone in mare, le ho caricate a bordo del mio peschereccio, li ho portati al porto, dal porto sono scese, hanno visto passare dei vigili, dei poliziotti, non so cosa, e gli hanno chiesto, scusi, la gare du train, la stazione ferroviaria, dov'è? Quindi vuol dire che lì arriva gente che non ha neanche la cognizione, o arrivava perlomeno gente che non aveva nemmeno la cognizione che quell'isola non aveva un contatto con la terraferma. Ma questo per farti un'idea. E così siamo andati avanti e alla fine ci siamo trovati a girare un film che non è più tratto, liberamente tratto dal libro di Bartolo, ma è l'essenza stessa della vita di Bartolo a Lampedusa. Interpretare questo personaggio è stato sicuramente un onore per me, perché appunto è una storia vera e quindi mi ha toccato molto. Anche durante le riprese ho assistito a degli sbarchi veri, dunque mi sono emozionata molto anche durante le riprese del film, e ogni volta che magari rileggevo il copione per sapere che scena facevo, mi veniva, diciamo, un po' non senso di colpa, però cioè mi toccava come storia, perché mi dispiace che comunque una ragazza appunto come me ha dovuto subire tutto ciò, e mi dispiace soprattutto per le persone che non ce l'hanno fatta, a differenza di Nur, che ha avuto questa fortuna. Semplicemente è la storia di una bambina che arriva a Lampedusa e viene portata al poliambulatorio dove Bartolo opera. Bartolo è interpretato da Sergio Castellitto. E tutti si domandano come mai, se gli altri hanno dei parenti, padri, madri, no? Come mai questa bambina non ha assolutamente nessuno, come ha fatto arrivare fin lì da sola. Bartolo si prende a cuore questo problema e cerca di capire dove è finita la famiglia di questa bambina, e così si sviluppa. Ma ti ripeto, a mio avviso è un film molto semplice, non è un film complicato. A me della macchina da presa di questo film interessa poco nulla. Mi interessava invece raccontare una storia attraverso la sua massima autenticità e una credibilità fondamentale per quello che noi stavamo raccontando. Quindi questo vuol dire che più volte cercavo di spostare la realtà, no? E cioè la fiction sulla realtà, sul documentario, e il documentario sulla fiction. Era un continuo andirivieni, perché ovviamente quando hai un attore così, lui deve recitare, deve fare. Ma anche questo termine è un termine sbagliato, perché a Castellitto io ho detto più volte: non interpretare Bartolo, evocalo, perché Bartolo è lì, vedi che è lì seduto di fianco che ci guarda, non è uno che c'è sulla lapide morto, no, è lì, è vivente, è uno come noi, e soprattutto non è l'archetipo dell'eroe. E questo ha dato da Castellitto una chiave di uno sviluppo per l'interpretazione notevole.